Il tabacco, vi faccio una sigaretta. Siamo? Istigando all'uso della... E anche questo è il Bodeghero, un nostro caro amico luminare, un esperto della tuberosa di cui fra poco andremo a parlare. Abbiamo qui il nostro gruppo di esperti, il professore Riccardo Di Stasi, Tony D'Alessio, il professor Alex Giordano, il professor Nino Galdieri. Salutate. Salutate, bravo. Stasera parleremo della patata. Avevi detto un'altra cosa. Quella dopo. Ah, ecco. Allora, la patata, noi abbiamo... La? Patata. No. Come si dice sinonimo di patata? Cicciapappa. Oppure? Brogna. Oppure? Sticchio. Oppure? E dillo quella parola. Sorici cammellino. Ancora? Apuchiacca. Benissimo. A lui piace, secondo te? Chiediamolo a lui. Prova, allungagli il microfono. Ti piace quella cosa che dice lui? Sembra che abbia detto di sì. Sembrerebbe. Lui sembra così, ma è un grande intellettuale, tant'è vero che legge Topolino. Come tutti gli intellettuali italiani leggono Topolino. Va bene. Allora, la patata. Ti piace la patata? Sì? Ecco, sì, direi di sì, molto. Sì? Molto. Sicuro? Va bene. Professore Giordano, la patata nel contesto socio-economico è integrato al 2.0? Cioè dire che la patata è un alimento moderno sostanzialmente, quindi riferibile che dalla scoperta dell'America. Antico e moderno allo stesso tempo. Tuttavia quindi si inserisce in una tradizione alimentare contadina che prevedeva utilizzi di altri alimenti, quindi prevalentemente cereali e legumi. Sostanzialmente insieme alle altre solanacee si può dire che è un alimento sostanzialmente tossico, quindi la solanina è velenosa, quindi è qualcosa alla quale il nostro organismo non è ancora pronto e quindi forse un utilizzo eccessivo per motivi forse economici, credo che sia stato un piatto che... una pietanza che ha sostituito tante altre, quindi diciamo ha anche un po' di facile coltivazione, cioè bisogna stare attenti, quindi con moderazione utilizzare la patata, mi raccomando. Se no si ortisce l'effetto contrario e non si apprezza più la patata, ma si passa ad altri È certo, come il pesce, perché di solito c'è questo fatto che la patata è sempre legata al pesce. È un discorso di omega 3, cioè praticamente quindi, cioè, 3 omega. La solanina richiama quindi la proteina, che di solito il pesce dà la proteina alla patata, e quindi la patata chiama il pesce e il pesce manda la patata. Famoso quindi anche il... Anche se io lo preferisco con la salsiccia però, salsiccia e patata. Perché tu sei super dotato, diciamolo. Ragazzi, non cadiamo, no, dico così, come voce. Non cadiamo in facili trabocchetti linguistici. No, assolutamente. Noi stiamo parlando delle pietanze. Senza equivoci, noi stiamo parlando della patata, quella che si mangia. La patata, il tubero, la solanacea. Quella che si mangia. No, insomma. Non quella. Non la cicciapappa. Ecco. Anche qui abbiamo poi il nostro. Il nostro secondo argomento della serata sono le saghe. Come stai a saghe tu? Nordiche? Tolkien. Con la saga. Tolkien e la saga. L'Hobbit? Valhalla. Si Valhalla? Valhalla? Nürnberg! Nürburgring! Yeah! Queste saghe nordiche. Invece il professore preferisce saghe nostrane. Sì, ad esempio Undrucese. Ah, la conosco. La saghe sono sempre legate ai legumi. Sì, la saga immancabile è quella prima di andare a dormire. Sì. Soporifera, conciliante. Sì. Che ti rilassa, perché sì. Tu col libro leggi. No, perché poi la saga durante la lettura stimola la produzione di endorfine e quindi poi alla fine... Sì, poi se poi è la saga della patata è ancora meglio. Professore, vuole aggiungere qualcosa? Anzi, vuole chiedere qualcosa a Nino a proposito delle saghe, perché io lo vedo un tipo da saga. Nino invece cosa fa? Raffredda
quando, quando praticamente raggiunge i bollenti spiriti, cosa fa? Li pone, praticamente li adagia in una sostanza liquida fresca, che di solito può essere anche acqua sostanzialmente, quindi raffredda il sacco, diciamo, del, dei, dei pensieri. Vedete, questi pensieri vengono messi a, a bagno, a mollo, hai capito? E poi mette là. E ieri sarà bellissimo, sono stato a casa sua, ho bussato, è stato divertente, nel senso che è venuto col tutù, mi è venuto ad aprire, perché da solo si diletta a praticare a casa, c'ha questa stanza con gli specchi e con l'asse e fa queste, questi esercizi di danza classica. Come mai questa, questa, diciamo, questa affezione per la danza classica? È molto bello col tutù e con le scarpe. Ma perché sono una leggiadra ballerina? Certo, il tutù soprattutto. Ma il tutù rosa non l'avevo mai visto. Rosa non l'avevi visto, su tutta la collezione. Non è bianco di solito. Ma rosa si addice di più. Comunque diciamo sono bellissimo. Poi è stato bellissimo il secondo esercizio, quando sempre col tutù, poi hai preso quel monociclo e ti sei visto andare avanti e indietro nel, nel salotto. Come mai il monociclo? Ma sei venuto a casa mia, sei stato al Cirque du Soleil. Monociclo lanciando in aria le, quello è il terzo esercizio. Si fate, non mi ricordo questo monociclo, chi sei? Droghe pesanti. Questo era il Cirque du Soleil. No, la verità, e la verità è che sono rovinato clamorosamente sul divano esterno e quindi questi sono i sogni che ho fatto mentre stavo a casa tu. Hai capito? I miei sogni mentre dormivo. Immaginavo l'elefante col tutù rosso. Stavi tu sul biciclecco e hai capito col tutù. Vabbè, non eri tu, tu. Non eri tu, tu. Un viaggio lirico. Onirico. Quindi siamo passati dall'onanismo delle saghe all'onirismo delle, diciamo, delle seghe, delle, delle elucubrazioni. Va bene, vorrei concludere. Onanismo? Onanismo. Onanismo? Onan il barbaro. Onanismo? Allahu Akbar. Onanismo? A chi deve? No, nel senso di nanismo, nel senso vi piacciono i sette nani? Ah, va bene. Allora salutiamo tutti Biancaneve e auguriamo la buonanotte ai nostri amici del Bodeghero. Sagace. Sagace, una saga molto pugnace. La saga c'è. A chi l'ha invitato? Buonanotte.